altre voci. Antonio Colandrea. Carmelo Consoli. E Rodolfo Vettorello. Io li ho presentati così perché sono anche dei poeti e critici letterari raffinatissimi e molto conosciuti, però qua sono soltanto quattro persone unite da questa voglia di fare, perché purtroppo nel mondo letterario poi abbiamo dei grandiose personalità culturali e letterarie di tutto il nostro splendido, peraltro, panorama letterario italiano, ma purtroppo talora i concorsi letterari diventano terra un po' di mestieranti. Noi invece abbiamo voluto risignificare la parola premio letterario infondendoci quella che secondo noi è il primo requisito, ossia la passione e l'onestà intellettuale.